Buon anno a tutti. Ci ritroviamo in questo inizio d'anno con un mercato che, devo dire, ci ha aperto i lavori in maniera abbastanza convulsa. I motivi sono in parte cose note: la Cina di nuovo alla ribalta, diciamo, delle attenzioni del mercato con una svalutazione di un 1,5%, non eccessiva, ma che poi proviamo a spiegare. E poi un po' di tensioni geopolitiche, per esempio tra Arabia Saudita e Iran o Nord Corea, che di nuovo, come dire, ci sfida con degli esperimenti atomici. Allora andiamo con ordine. Nelle tensioni geopolitiche è chiaro che la situazione del Nord Africa, del Medio Oriente e la vecchia storia della Nord Corea sono problemi ricorrenti. Io però non penso che ci sia l'escalation nel breve termine. Siccome non possiamo fare un'analisi completa qui, traiamo nella sintesi ultima per le nostre considerazioni. Credo che questo, correttamente interpretato dal mercato in questo momento, rappresenti un altro elemento che terrà le quotazioni del petrolio piuttosto basse, probabilmente più a lungo. L'ingresso in produzione dell'Iran, forse contrastato in parte con un'arma commerciale, quindi una competizione al ribasso sul prezzo da parte dell'Arabia Saudita, è il risultato più probabile di questa situazione. Attenzione, non facciamoci la testa, questo per l'Europa non è una cattiva notizia, tutto sommato. Semplicemente sullo sfondo, prima o poi, le tensioni geopolitiche di quando in quando disturberanno. Il problema principale, credo, però, non sia questo. È di nuovo la Cina. È di nuovo la Cina di cui non si capisce perché mal presentato e forse anche sempre un po' accompagnato da un'isteria del mercato, la svalutazione non ingente ma di nuovo significativa ha preoccupato molto sul fronte della crescita, della possibile conseguenze deflazionistiche e così via. Allora, su questo però abbiamo, credo, un'opinione un po' più costruttiva di quanto il mercato non faccia pensare. Ricordiamoci che il tema è già stato affrontato l'estate scorsa, la Cina ha già segnalato una insofferenza nei confronti di un cambio bilaterale con il dollaro che non può reggere, soprattutto in fasi di apprezzamento del dollaro, perché l'economia cinese appunto è in una fase ciclica diversa e ci ha spiegato progressivamente nei mesi scorsi, con l'ingresso, la richiesta accolta di ingresso nella paniere di valute del Fondo Monetario e diritti speciali di prelievo accordata a fine novembre, anche se verrà attuata l'anno prossimo, e poi ancora con un comunicato in dicembre, la volontà di ancorare il cambio probabilmente in maniera un po' più flessibile a un paniere di valute e non più al dollaro solamente. Ecco, quello che sta succedendo è probabilmente che la Cina ha ritenuto l'apprezzamento del dollaro già fastidioso e ha in qualche maniera si è svincolata un po' rapidamente nei primi giorni dell'anno per trovarsi oggi più o meno agli stessi valori rispetto al paniere di valute che sta seguendo la Bank of China, agli stessi livelli a cui si trovava alla fine del 2014. Questo, la buona notizia, riteniamo che sia questa, è ormai un livello che probabilmente corrisponde abbastanza al desiderio della Banca Centrale Cinese. Non a caso si è arrestata nelle ultime sedute la svalutazione del renminbi, non è finita qua. È probabile che, specialmente se il dollaro continua a rimanere forte, un po' di svalutazione ne avremo ancora in corso d'anno, ma almeno questa prima paura probabilmente può rientrare. In buona sostanza io credo che per le preoccupazioni generali sulla crescita, il dato poi di venerdì scorso sul mercato del lavoro americano sia incoraggiante, è la miglior combinazione possibile di crescita senza paure inflazionistiche. Quindi complessivamente penso che il mercato forse abbia esagerato le proprie preoccupazioni, è una fase negativa, ma che probabilmente potrebbe un po' rientrare nelle prossime sedute.